va ora in onda Amore Azzurro Flash, le interviste del dopo partita a cura di Claudio Zelli. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Sì, è vero. Purtroppo in questo momento ci stanno capitando degli errori un po' da parte nostra e un po' di fortuna, ecco, delle squadre avversarie, dove andiamo in difficoltà. È chiaro che bisogna renderci conto dove si sbaglia, che da lì dobbiamo partire, e io poi sono convinto che ne verremo fuori. È chiaro, fa male a tutti, insomma, tre sconfitte venute sicuramente in un modo diverso una dall'altra, però sempre tre sconfitte. Bisogna ripartire da domenica con la voglia giusta. Già i ragazzi oggi erano dispiaciuti, però già con la mente a domenica, perché bisogna ripartire e fare punti anche in campionato. Ma più che altro dispiacere perché anche stasera è una sconfitta strana, gol in fuorigioco, un rigore dicevo che non c'era, non so adesso, non so bene. Delle situazioni strane che prima, come dicevi te, non succedevano, quindi magari ti fanno un po' riflettere. È chiaro che c'è amarezza da parte di tutti, però anche la consapevolezza che possiamo ripartire già da domenica con la voglia giusta. Ma io penso che sia la base di tutto la serenità. È chiaro che non è facile, perché magari, ecco, ci sono giocatori che in queste situazioni magari non si è mai trovato, però penso che sia la cosa più importante il gruppo, uscirne fuori tutti insieme. Però già stasera, come ho detto prima, c'era un po' di rammarico, però che la consapevolezza che c'è il gruppo, è quella la cosa più importante. Ne verremo fuori perché so la qualità di questo gruppo e ne verremo fuori a testa alta. Sì, perché facevi il risultato oggi, non dico che era ipotecata, però insomma poco ci mancava. Ora magari un po' la riapri, però questa è la Champions, insomma, fino alla fine devi sempre giocartela e vedremo un po' alla fine se speriamo di passare il turno. Sì, c'è qualcosa che non va, è chiaro, bisogna riguardare, vedere un po'. È chiaro che qualche errore da parte non c'è stato, ma altri anche gol presi, insomma, potevamo evitarli sicuramente. E quindi non vediamo questa cosa come un dramma, cerchiamo, ripeto, di ripartire a testa alta, vedendo appunto dove si sbaglia e cercare, ecco, di non ripeterli più.